Vi presento la ID7, quello che può essere considerato un po' il manifesto tecnologico di Volkswagen nel mondo dell'elettrico, perché è la berlina di rappresentanza, perché ha un grande apporto tecnologico, perché promette sul ciclo WLTP di arrivare fino a 700 km di autonomia. È stata considerata in precedenza quasi praticamente una rivale della Model 3 per tutte quelle che sono le sue caratteristiche, ma secondo me una considerazione un po' affrettata e approssimativa, considerando anche il prezzo. E allora facciamo così: se vi ho solleticato un po' l'interesse, voi cliccate sulla campanellina, vi iscrivete al nostro canale YouTube, cliccate sui nostri canali social, vi iscrivete ai nostri canali social e dopo la sigla, visto e considerato che qui a Marsiglia sta anche piovendo, entra a bordo e la mettiamo alla prova. Ok, ve la mostro da fuori abbastanza velocemente perché uno sta continuando a piovere, infatti mi sono dovuto anche spostare. Due, fa veramente tanto freddo qui a Marsiglia, però comunque iniziamo come sempre dalla scheda tecnica. 4,96 m di lunghezza, sfiora i 5 metri ed è per questo che secondo me non può essere paragonata fino in fondo con la Tesla Model 3, 1,86 m di larghezza, un passo di 2,97 m, sfiora i 3 metri, un po' come la Kia V6 per intenderci, e poi una silhouette, se vedete, un po' da berlina con questa coda che scende, ma vi ho mostrato anche in un altro video, regia, mandalo in copertura, anche la versione Touring. Davvero molto interessante, secondo me anche un pochino più accattivante. Lo stile, insomma, ne avevamo già parlato durante il lancio statico di questa vettura. Riprende un po' gli stilemi della versione, diciamo, del restyling anche che abbiamo visto già sulla ID3. Vi mostro il cofano, tanto per intenderci. O anche della ID2 4 All, per esempio. Linea pulita, a me piace sempre mostrare comunque anche questa zona perché c'è uno studio aerodinamico davvero interessante. Feritoie aperte per far convogliare aria al pacco batteria, un pacco batteria che è in due tagli, 77 kWh e 86 kWh. Ecco, sono questi due tagli, ma inizialmente arriverà in Italia. Stiamo provando solamente la versione da 77 kWh. Pacco batteria, ieri ho parlato con i tecnici Volkswagen, nickel, manganese, cobalto, quindi un pacco batteria abbastanza tradizionale se vogliamo nella chimica. Mi piace mostrarvi anche a questo punto il posteriore perché questo lunotto così ampio e regolare nelle forme è interessante, dà l'idea proprio di una vettura anche se vogliamo elegante, elegante, perdonatemi, ma anche di rappresentanza. Voi piuttosto cosa ne pensate? Vi piace, non vi piace? Può, tra l'altro, vi sfido, prendere un pochino il posto della Passat. Scrivetemelo nei commenti. Noi andiamo avanti con la disamina. L'elemento chiave per una vettura del genere è il bagagliaio. E allora lo apriamo. Ho lasciato sia lo zaino che la valigia, un trolley da cabina per farvi capire meglio, insomma, le proporzioni. Adesso le togliamo e ecco qua. L'andamento, diciamo, è a sviluppo. Ecco qui, orizzontale più che verticale. Nella versione Tourer il guadagno è in altezza, ma soprattutto per quanto riguarda i litri con i sedili abbattuti. In questo caso, infatti, con la versione berlina, l'ID7 ha 532 litri dichiarati e 1500 litri per intenderci con i sedili abbattuti. Con la versione Tourer si passa dai 5,45, quindi si guadagna poco, a oltre i 1700 litri. Quindi quello è il grande vantaggio, oltre magari a un'estetica che può piacere un pochino di più. Ganci presa 12 volt. Voglio mostrarvi comunque anche l'organizzazione degli spazi, piuttosto regolare, è molto lunga, non ci arrivo praticamente, e anche l'abbattimento dei sedili a me piace perché, ecco qua, si può decidere anche di abbattere solo un sedile con questi ganci posti ai due lati, c'è anche la botola, insomma, un bagagliaio ordinato, capiente il giusto, anche perché questa vettura nasce
Secondo me, con l'idea di essere una macchina da flotta, anche un po' di rappresentanza, non solo per il mercato europeo, ma anche per il mercato asiatico. E il mercato asiatico apprezza molto avere tanto spazio nei posti dietro, poi li vediamo, piuttosto che il bagagliaio. Ultima considerazione riguarda innanzitutto la soglia di carico, che è molto bassa, pavimento che non offre gradini, e sotto c'è anche un'ulteriore stiva ecco qui, con un'ulteriore sacchetta per poter stivare i cavi di ricarica. Cosa ne pensate? Adesso la vediamo dentro. Ingresso a bordo abbastanza comodo per la conformazione della portiera, senza troppi indugi perché sto iniziando veramente a bagnarmi. Eccoci qua. Allora, l'abitacolo è un po' buio. Questo è dato chiaramente dal tempo, ma anche dalle tinte. Quindi perdonate un pochino la qualità visiva della camera. Però, allora, spazio per la testa. Ce n'è in abbondanza, io ve lo ricordo come sempre, sono alto 1,68 m, però immaginate, insomma, si sta piuttosto comodi. Mi piace questo elemento, ecco qui, che l'angolo della seduta non è così pronunciato. Questo significa che si è lavorato bene anche sulla disposizione del pacco batteria. La piattaforma, la MEB, la conoscete, però questa è importante perché non avere le ginocchia troppo rialzate alla lunga significa fare un viaggio confortevole. Vi mostro anche lo spazio per le ginocchia. È vero che la posizione della seduta è impostata sulla mia altezza, però ecco, anche se togliessimo tanto, insomma, c'è davvero molto spazio. Che dire, anche spazio per i piedi c'è. Manca un gradino, ovviamente, però non è così scontato. Mi piace mostrarvi questo elemento, zoom un pochino. Il fatto che i sedili anche dietro sono riscaldabili, quindi sottolinea ancora di più quello che vi dicevo, ovvero che questa è un'auto che nasce anche e soprattutto per offrire un'esperienza di guida molto confortevole a chi siede dietro. E poi mi piace mostrarvi qua la qualità dei materiali. Ora, sono dei materiali principalmente riciclati, i tessuti. Volkswagen sta attuando questa politica un po' come tutte le case auto, che a me personalmente non dispiace. Non sono un fan della pelle vera piuttosto che della similpelle o quant'altro. L'importante secondo me è che la qualità percepita sia elevata, e devo dire che qui a bordo c'è una buona qualità percepita. Plastiche rigide sia a malapena, c'è qualcosa qui nella zona dell'interno porta, anche se insomma è abbastanza soft touch tra l'altro. E poi ci sono questi rivestimenti o queste impunture che a me piacciono molto, e queste linee, questo stile che tra l'altro può cambiare colore a seconda di quelli che sono per esempio i driving mode, le nostre volontà. Avevo già rivisto questa mascherina con questo tema anche su la BYD Seal, non vorrei ricordare male, però insomma c'è un'idea insomma molto interessante. Impianto audio Harman Kardon, e poi un piccolo vezzo, guardate l'apertura delle portiere proprio a studi con uno studio ergonomico, diciamo così, a prova di dito. Molto, a me piace molto, non c'è più quella leva così tradizionale. Una buona soluzione. Lasciamo aperto che fa vedere anche un po' più di luce, ma soprattutto adesso andiamo avanti a vedere il cuore, il posto di guida. Lo stile non cambia ovviamente davanti. E quindi voglio sottolinearvi due elementi. Innanzitutto, ecco qui, innanzitutto il piccolo monitor di guida, minimalista oserei definirlo, ma soprattutto l'accensione che avviene semplicemente premendo, ecco qui, il pedale del freno, quindi accensione anche senza chiave. E poi il nuovo sistema infotainment. Attenzione, ho detto nuovo. L'avevo già sottolineato in precedenza nella presentazione statica di quest'auto. Non è il sistema 3.0 evoluto che abbiamo visto già su Volkswagen ID3 o ID4, con l'evoluzione tra l'altro anche Otama con l'attacco insomma in seriale, ma è proprio un vero e proprio sistema che è stato evoluto e riscritto praticamente ex novo. Voglio mostrarvelo perché lo sviluppo è chiaramente dato da, ecco, un concetto simil app, e ecco qui, volevo mostrarvi proprio questo, l'ID Software, che al lancio della presentazione statica non avevo potuto mostrarvi, e quindi vi posso far vedere come questo sia un software 4.0, quindi completamente
nuovo, non è un'evoluzione come vi dicevo. Sistema basato su delle app, davvero molto veloce, devo dire, molto interessante. È chiaro, c'è una familiarità, ma la composizione adesso è differente perché tutto il menu adesso è stato spostato con questo sviluppo verticale, e poi ci sono, diciamo, i menu fondamentali anche per la guida che vengono inseriti qui nella zona superiore. Qui c'è il menu per quanto riguarda l'assistenza al parcheggio, i driving assist, quindi eccoli qui, classica schermata insomma Volkswagen, i vari driving mode, menu riguardante anche poi la navigazione e poi infine Spotify. Insomma, mi sembra un passo in avanti, quanto più in avanti rispetto all'ultimo software non lo so, però devo dirvi che continuo a non apprezzare del tutto l'assenza di tasti fisici. Gestione degli spazi. Qui c'è uno spazio per la ricarica induttiva, due prese USB-C. Molto carino anche questa copertura a scorrimento. Adesso non la chiudo tutta perché ci sono anche due bottigliette, quindi due zone portabicchieri. E poi c'è anche questo pozzetto piuttosto capiente e profondo. Ci infilo la mano per mostrarvelo. Ecco qui. Tra l'altro c'è anche un'organizzazione di spazio perché questo è modulare. Piacevole, così come secondo me sono piacevoli anche questi sedili. Sui materiali ne abbiamo parlato prima, però ben avvolgenti. Insomma, promossi, mi piace in generale l'ambiente a bordo. Voi cosa ne pensate? Caricatore di bordo si trova qui in posizione tradizionale, si apre in questa modalità. 177 kW in corrente continua ovviamente per quanto riguarda la 77 kWh, 200 kW per quanto riguarda l'86 kWh. Alcuni mesi fa avevo messo alla prova il prototipo dell'ID7 durante il lancio statico di questa vettura. Ci trovavamo in Spagna, c'era anche un bel sole. Oggi invece qui a Marsiglia, dove proviamo il prodotto definitivo, beh, sta piovendo. Avevo notato una macchina matura, un manifesto tecnologico di casa Volkswagen. Perché dico questo? Perché avevo riscontrato dal punto di vista anche dinamico praticamente tutti i pregi, anche i difetti se vogliamo, di un'auto che nasce sulla piattaforma MEB, di un'auto del gruppo Volkswagen, quindi con alcuni suoi elementi familiari, ma con un'enfatizzazione di quelli che erano gli elementi cardine, i pregi. Mi spiego meglio e parto proprio dalla risposta del comando volante, perché secondo me l'elemento cardine di una vettura è la risposta, soprattutto nei primi chilometri, la risposta del volante e la risposta del pedale dell'acceleratore e del freno. Da lì percepisci il lavoro che è stato effettuato. Sono i primi elementi di feedback che hai a disposizione. E questa ID7 offre uno sterzo progressivo con un comando volante che ha un giusto carico e ti fa capire immediatamente quelle che sono le sensazioni di un'auto. Ha un giusto carico, permette di indirizzare in maniera diretta la vettura quando si affrontano le curve, ma al contempo è molto leggero e immediato e semplice da utilizzare quando per esempio si affronta una rotatoria. Ma d'altro canto, l'obiettivo fondamentale di quest'auto è secondo me legato a degli elementi di facilità, di comodità, di guida immediata, ma non semplice, povera per intenderci. Ma una guida che sia confortevole e anche di alto livello. Questi sono gli obiettivi di un mezzo che vuole essere principalmente un'auto da flotta, un'auto comunque di business, un'auto comunque anche di rappresentanza per certi versi. Dunque, immediatezza e comodità. Il lavoro è stato quindi approntato su questi termini, su questi elementi. E allora, infatti, mi viene da raccontarvi anche della risposta del pedale dell'acceleratore, che ha una giusta escursione, che permette un'erogazione della potenza comunque ben gestibile, e al contempo anche il pedale del freno, e qui nota un po' più negativa perché mantiene la familiarità con i pedali della famiglia Volkswagen, quindi che prestano il fianco a una certa spugnosità nel passaggio fra la fase di rigenerazione e la fase di frenata puramente meccanica. La ID7, come tutte le auto ID, rigenera a pedale,
si rallenta comunque negli spazi giusti, ma comunque questo piccolo passaggio iniziale un po' spugnoso si avverte. L'unica differenza in termini di rigenerazione passa per le due mappature drive brake che si gestiscono tramite questo rocchetto dietro la corona del volante. Torniamo però a parlare di quello che è l'elemento cardine, ovvero di un'auto che, come vi ho detto, vuole essere comoda, ma che comunque lo percepisci anche dall'erogazione stessa della potenza. Lei ha una trazione posteriore, certo, eroga 210 kW di potenza questo motore, sincrono a magneti permanenti, AP550 viene chiamata l'unità, un'unità che è stata evoluta dal punto di vista tecnologico ed elettronico, lavorando sulle spire da un lato, ma anche sui magneti permanenti dall'altro, lavorando sull'elettronica, migliorando la gestione della rigenerazione a velocità elevate, e questo sottolinea ancora di più il suo carattere che vuole essere da touring, e al contempo eroga 545 newton per metro di coppia, che permettono quindi di uscire fuori dalle curve, sia in città che fuori porta, insomma, con una certa importanza, con una certa trazione, considerando anche il peso non indifferente di 2100 kg circa. Un carattere comunque che si percepisce dall'erogazione, come detta, sempre progressiva, lineare, mai cattiva, mai in grado di metterti a apprensione, come talvolta può capitare con le auto elettriche, e che può variare, è chiaro, a seconda dei driving mode, che sono i classici driving mode delle vetture di casa Volkswagen: Eco Comfort Sport più la modalità individual, che permette quindi di gestire la risposta del carico sul volante, la reattività nella risposta del pedale dell'acceleratore, che quindi può insomma anche un po' personalizzare, se vogliamo, l'esperienza di guida, che rimane comunque incentrata, come oramai si è capito, sul comfort. Perché continuo a insistere su questo punto? Perché uno degli elementi cardine di quest'auto è ovviamente la gestione, chiamata DCC, Dynamic Chassis Control, di quella che è la dinamica del veicolo, sfruttando quelli che sono gli ammortizzatori a controllo elettronico, che lavorano su ogni ruota, non su ogni asse, quindi su ogni ruota, per mantenere sempre stabile l'assetto, ammortizzare al meglio buche e sconnessioni, ma anche quelli che sono gli avvallamenti del manto stradale, per offrire sempre un'esperienza confortevole, sia che per chi guida, sia per chi magari si trova seduto dietro o comunque da passeggero. Tutto questo all'interno di una dinamica di un veicolo che ha chiaramente un baricentro basso, perché è la natura stessa di un'auto elettrica. Tra l'altro, la versione che stiamo provando è quella da 77 kWh, ma anche con un sistema sospensivo di tutto rispetto, visto che questa ID7 ha un MacPherson davanti e un multilink a 5 bracci dietro, che permettono comunque di togliersi qualche sfizio e qualche velleità quando si affrontano delle curve fuori porta. L'inserimento in curva è piuttosto repentino, progressivo certo, ma comunque diretto, senza troppe inerzie, e con un posteriore che segue bene, senza prestare il fianco a un rollio marcato, anzi direi praticamente inesistente. Questo permette anche di assaporare una dinamica di guida piacevole. Test appena concluso, circa 3 ore di guida, non tantissime, ma è un primo contatto, e poi ci siamo alternati insomma con dei colleghi. Cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto? Mi è piaciuta la qualità della vita a bordo, la qualità anche nel guidare in maniera comoda, spensierata, e dunque mi sono piaciuti i sistemi ADAS. Sicuramente il sistema infotainment mi è piaciuto molto, e anche la qualità insomma dei materiali, dei rivestimenti e dell'insonorizzazione anche alla guida, promossa da questo punto di vista l'ID7. Mi è piaciuto meno il sistema di navigazione, non proprio perfetto direi, talvolta si è un po' perso per certi versi, anche se comunque poi riprendeva bene la strada e le indicazioni. Mi è piaciuto poi meno, anzi non tanto dolente se vogliamo, il consumo. Ora è vero che A, un primo contatto, B, pioveva tanto, C, l'abbiamo guidata in due la vettura, quindi insomma lo stile di guida è differente, e D,
abbiamo guidato principalmente in autostrada e su strade extraurbane. Però il consumo medio si è attestato intorno ai 22 kWh, quindi non pochi. Chiudo con i prezzi. Si parte da 65.000 euro circa. Trovate tutti i prezzi precisi al dettaglio all'interno dell'articolo che vi lascio in descrizione. Un prezzo con un allestimento base, se vogliamo, comunque piuttosto completo. Manca però, peccato, va inserito come optional la pompa di calore. Voi piuttosto cosa ne pensate di questa ID7? Vi convince? Non vi convince? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piano, piano.